Allora, ci siamo lasciati l'ultima volta che vi ho detto, guardate che abbiamo finito con la programmazione dinamica, big mistake, mi sono dimenticato una cosa abbastanza fondamentale e quindi oggi facciamo, cioè, finisco l'ultimo pezzettino che mi manca di P e così poi posso passare all'introduzione che mi serve per poi parlare di grafi. Quindi tendenzialmente oggi i grafi ancora non li vediamo, però almeno così poi lunedì prossimo possiamo partire full grafi. Ok, e partiamo con un problema di programmazione dinamica. Cioè, che spoiler di programmazione dinamica, ma. Ok, questo problema ve lo do nella descrizione matematica perché non mi ricordo esattamente la metafora, è un problema noto, una metafora nota, poi quando vedrò l'esercizio ci sarà la metafora, però il problema tendenzialmente matematico è questo. Abbiamo una sequenza di numeri, tipo che ne so, 3, 1, 5, perché scrivo questo gesso? La sottosequenza di No, 3, 1, 0, 4, 7, 5, 2, 9. Abbiamo una sequenza di n numeri. Vogliamo trovare la sottosequenza, allora, nomenclatura, sottosequenza di una sequenza è non necessariamente contigua, cioè sottosequenza possono essere anche pezzi staccati. Sottosequenza contigua o sottostringa invece deve essere contigua. Quindi quando dico sottosequenza potrebbe essere tipo 1, 7, 2, ok? Vogliamo trovare la più lunga sottosequenza alternante. Alternante vuol dire che prima va su, poi va giù, prima va su, poi va giù, prima va su, poi va giù, o il contrario, prima va giù, poi va su, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che se parto, ad esempio, ne so, da 1. In realtà il verso dell'alternanza viene dato dai primi due che scelgo, perché posso scegliere qualunque primi due, tipo se scelgo 3 e 1 come primi due, poi quello che scelgo dopo deve essere minore di 1, quindi che ne so, ad esempio 0, poi quello dopo che scelgo deve essere maggiore, quindi che ne so, 4 e così via, in questo senso alternante, ci sono spiegato? No, sì. Cioè 3, 1 è minore di 3, no? Sì, cioè il fatto che all'inizio posso partire sia con una coppia crescente che una coppia decrescente. Ovviamente se parto con una coppia crescente, allora poi il numero dopo deve essere Ah, ok, quindi minore 0 dell'ultimo. non lo posso prendere. Eh? 0 non lo posso prendere, allora, perché deve crescere in questo caso. Esatto. Ah, 0 interrompe la sequenza. Perfetto, ho detto una stronzata. Cioè, prima ho fatto un esempio sbagliato, perfetto. Quindi che ne so, 3, 1, sono sceso, ora devo salire, ad esempio 4, ora devo scendere, quindi sono obbligato a fare 2, poi devo salire, faccio 9 e ho trovato una sequenza alternante in lunghezza 4, 5. Problema, voglio trovare la più lunga sottosequenza alternante. Allora, noi partiamo da ora un numero e vediamo, aspettiamo che io sono ad ennesimo numero, partiamo da un ennesimo numero e voglio sapere quale dei due prima sto venendo, da quale dei due numeri precedenti sto venendo a questa mia sequenza. Qual è il quale dei due? Cioè Cioè possono essere. il n-1 e n-2. No, perché? Io potrei prendere il 3 e poi potrei prendere il 2. Cioè non deve essere per forza uno dei due precedenti. Deve essere la massima. No, dico, in una sottosequenza valida, cioè una sottosequenza alternante, non necessariamente la massima, ma una sottosequenza alternante qualunque, il gap tra due numeri che prendo, non è detto che sia piccolo, deve essere arbitrariamente grosso. Ok, non ho capito allora la domanda, qual è la domanda del problema? Il problema è che devi trovare la più lunga sottosequenza alternante. Una sottosequenza alternante è definita come una sottosequenza dove la direzione delle coppie adiacenti dei numeri nella sequenza, quindi praticamente se è crescente o decrescente, si alternano. Quindi, se che ne so, se i primi due numeri che prendo nella mia sottosequenza sono per esempio 3 e 0, e quindi sono sceso da 3 a 0, adesso voglio trovare il prossimo numero deve salire rispetto a 0, quindi potrebbe essere, ne so, anche 2 per dire. E voglio trovare la più lunga sottosequenza alternante. Possono esserci numeri negativi o... Sì, perché no? Sì, possono essere numeri negativi, cioè adesso ho fatto numeri naturali, ma potrebbero essere anche reali, cioè non ci interessa. Ok, quindi adesso speranzosamente ho spiegato abbastanza bene il problema.
Vogliamo trovare una soluzione, prima l'ho spoilerato, ho detto c'è un problema di programmazione dinamica, dimmi. No, una domanda tecnica, se tipo io prendessi, diciamo finta il 3, il 2, quelli in mezzo non sono più valutabili, vero? Eh no, se, se hai preso il 3 più il 2, lo devi io per forza prendere qualcosa a destra del 2. Ok. Sì. Sottosequenza, sì, non è un sottoinsieme, perché sottoinsieme non mantiene l'ordine, cioè un sottoinsieme di un qualcosa è prendere elementi e non mantenere l'ordine. Una sottosequenza invece prende elementi da qualche parte e mantiene l'ordine. Però, per cosa. Boh, abbiamo fatto, avete avuto ben due o tre settimane, almeno due settimane. Per allenarvi con l'ODP, idee? Io ho risolto uno simile, ma non era, era una sottosequenza non crescente, cioè non così, era solo normale. Pensa alle cose che abbiamo visto, pensa a qual è la prima cosa che dobbiamo fare quando dobbiamo risolvere un problema di DP. La domanda in fondo si guarda l'ultimo. Prima bisogna farsi la domanda. La prima cosa, cioè quello, nel senso, questo è il mio modo superando, se ne avete un altro benissimo. La prima cosa che faccio io è trovare una domanda che abbia le proprietà, che c'è un caso base, che c'è un caso generale che posso risolvere con i casi piccoli e che la risposta mi dia un più rispetto a quella della risposta più generale. Questa è il solito, the usual deal, insomma. Se sono a una posizione, da quale posizione vengo? Tipo se sono in N, in una posizione N, da dove vengo fino adesso? Cioè, come ti non è una domanda? Tipo, cioè per forza, cioè, sei in N? No, posso, tipo se andiamo da 3 a 1 poi 2, cioè io da 2 vorrei sapere che sono venuto da 1, non dai 4, 5, 7, 4. Non ho capito. Non puoi cercare da 1. Non so dove stai andando a parare, ma ancora dobbiamo fare il primo step, poi dobbiamo trovare la domanda a cui vogliamo rispondere. Data una parte della stringa, qual è la sottosequenza massima in quella stringa? La lunghezza della stringa. Domanda decente. Intanto definisci bene cosa intendi con parte. Una parte continua. Quindi una sottostringa. O sotto sequenza contigua? Sì, penso che noi basterà un numero per dire a che parte, a che numero della stringa siamo arrivati. Ok, quindi non una sotto sequenza contigua, ma un sottoinsieme. No. Spero che. Cioè, credo di aver detto nel momento di queste cose. Sottostringa, sottosequenza, un po' sparsa, prefisso, suffisso. Ok, un prefisso, suffisso, ok. Quindi cerchiamo di riformularla bene, vai. Quindi dato il prefisso del vettore che ci interessa, trovare la lunghezza della sottosequenza massima, di lunghezza massima. Ci siamo quasi, giusto perché preferisco poi per il ragionamento usare, cioè non cambia niente, poi si può trovare in entrambi i modi, ma preferisco usare il suffisso, se non ti dispiace. E quindi la domanda per ora è: dato un suffisso di questa sequenza, qual è la più lunga sequenza alternante per quel suffisso? Intanto, proprietà, questa cosa, la risposta a questo ci dà la risposta al problema? Sì, perché il suffisso completo è un suffisso ed è esattamente il problema. Quindi la risposta sul suffisso completo ci dà risposta al problema originale. Vi dico che però questa domanda ci manca un pezzettino, ci manca un dettaglino, un bit, ci manca proprio un bit. Perché in realtà questo problema è un po' lord di due problemi. Questo è un po' ahead rispetto a quello che è, però io voglio. Come parto. Esatto, in realtà c'è il fatto che in realtà il problema è un po' il max tra due problemi. È il max se parto andando verso il basso o il max se parto andando verso l'alto. Cioè il max tra queste due cose. E quindi in realtà, adesso credetemi nel senso, poi
quando arriviamo in fondo vedete che doveva essere così. In realtà la domanda a cui vogliamo, che vogliamo usare per la nostra programmazione dinamica è: dato un suffisso e data la direzione iniziale, qual è la massima sottosequenza alternante che riesco a trovare? Questa domanda è un pochino più specifica, perché ci impone di avere una direzione iniziale, però è comunque abbastanza generale per risolvere il problema iniziale, perché se io prendo, a questo punto non posso semplicemente fare f del suffisso massimo, ma sarà, la risposta sarà max tra f del suffisso massimo in discesa e f del suffisso massimo in salita. Ok? Bene, quindi abbiamo la nostra domanda. Quindi fondamentalmente la domanda, quindi cosa ci stai dicendo? Dice: ok, c'hai questo suffisso e io ti dico che sto arrivando dall'alto o sto arrivando dal basso. Questo è il bit che ci abbiamo in più della domanda. Questa è una domanda che, spoiler, è quella giusta. Vogliamo trovare il caso base e il passo generale. Caso base? Se non arriva prima, ho un elemento solo, basta, tipo, del mio elemento solo. No. Ho due elementi, anche zero. Mi piace forse di più... No, non so, perché allora ragioniamoci un attimo, non so in realtà, poi vediamo. Palesemente se ho il suffisso vuoto, la risposta è zero, a priori. Se ho... un elemento, se un elemento è 1, però in realtà noi possiamo dire questa cosa qua, se ci se poi, quando poi vedremo cosa vuol dire agganciare, ma se ci agganciamo a il suffisso vuoto, in realtà, cioè, poi vediamo, però è meglio, ok, è meglio che il caso base sia 0. È meglio che il caso base sia il suffisso vuoto in questo caso. Perché va bene per tutte e due. Perché, esatto, perché il caso base ci dice: guarda che se il suffisso è vuoto, indipendentemente se stai arrivando dal basso o dall'alto, la risposta è zero. E quindi poi in realtà, quando vedremo che tipo la roba si deve agganciare la roba dopo e si aggancia il suffisso vuoto, dice va bene, zero in qualunque caso, mi ci posso agganciare, fine. E la finisce la ricorsione. Bene, ok, abbiamo il caso base. Il caso base, abbiamo detto, è quello là. Magari scriviamo un po' sta roba qua. Quindi abbiamo la nostra F che prende due parametri. Prenderà un, chiamiamolo K, e un D, che è la direzione. E il caso base che abbiamo detto, vedete qual è poi questo, il caso base che abbiamo detto è che F di... diciamo che mettiamo l'indice di partenza, quindi l'indice che diciamo il suffisso da qui in poi, quindi il suffisso vuoto sarà, se questa roba è lunga n, sarà f di n whatever, whatever lo scrivo così, cioè vuol dire qualunque cosa, bene, questa roba è 0, cioè se prendiamo il suffisso che parte dalla posizione n, cioè dopo l'ultimo elemento, allora la risposta è 0. E abbiamo detto che la risposta al nostro problema è max di f di 0, f di 0 su e f di 0 giù. Ok, questo è quello che ha detto Sofar. Sofar, sappiamo come è la risposta, se abbiamo risposta alla funzione f che abbiamo definito. Abbiamo definito il caso base, vogliamo adesso trovare il passo generale. Idea? Quindi ricordatevi, noi stiamo analizzando ora un certo suffisso che parte dall'indice k e va in direzione d. Abbiamo le risposte a tutti quanti gli f con il primo indice minore di k. Non minore, maggiore in questo caso, scusatemi, perché sono quelli più piccoli, cioè sono suffissi più piccoli, quindi abbiamo le risposte per tutti quanti di f con il primo parametro maggiore di k. Come facciamo a usare queste risposte per calcolare la risposta di f di kd? D è, scusami, D è la direzione, che può essere freccetta in alto o freccetta in basso. Okay. Cioè vuol dire che o sto arrivando dal basso o sto arrivando dall'alto. Anzi, questo posso segnare.
devo guardare K-1, cioè con la no, no, abbiamo le risposte per tutti i K maggiori, perché in questo caso, in questo frangente, i problemi più piccoli sono quelli col K maggiore. K-1 devo che vado indietro, cioè, torno, vado verso l'inizio, vado verso il prefisso. Cioè, nel senso, i problemi più difficili sono da quella parte. Cioè, i problemi più difficili sono verso K più piccoli, i problemi più facili sono verso K più grossi. Perché K è dove inizia. Se io ho un K più piccolo, ho un problema più grosso. Se io ho un K più grosso, ho un problema più piccolo. Beh, stiamo prendendo il prefisso, sembra una brutta fine. Stiamo prendendo il suffisso. Il suffisso. Ma quindi stiamo prendendo il suffisso che parte dall'indice K. E K all'inizio dove lo prendiamo? K è la posizione iniziale, okay. E prendiamo da lì fino in fondo. Ok, guardo se K rispetta l'alternanza, cioè se l'elemento che sto puntando rispetta l'alternanza, se la rispetta restituisco 1 più il valore della funzione precedente. Passo generale. Ce l'abbiamo il valore della funzione precedente? No, sì. No, precedente no. Che è del passo successivo. E qual è il passo successivo? Max df. No, max df. No, no, devo salvarmi entrambi. No, scusami. Allora, noi stiamo calcolando f di kd, giusto? Sì. Ok. Abbiamo accesso ai valori di f di xd per tutti gli x maggiori di k. Come calcoli il valore di f di kd? Ma fino più k, f di k, k più 1 più uguale. No, perché così stai sempre agganciando al prossimo. Sì, la l'alternanza è rispettata. Ok, così stai agganciando solo al prossimo, quindi se la sottosequenza ottima skippa 1 non lo becchi mai. Se la sottosequenza ottima ad una certa salta di 2 e non la becchi mai, perché ti stai sempre agganciando quello dopo. Okay. Perché la domanda a cui stiamo rispondendo, la domanda a cui f di kd risponde è: se io ho questo pezzo della sequenza, qual è il valore, cioè qual è la lunghezza della più lunga sottosequenza contigua? Questa è la domanda a cui f risponde. E quindi ovviamente se tu ti agganci sempre a quello dopo, non ho detto che sia la ottima, perché a volte la ottima potrebbe skippare di 2, magari di 3, di 4, dimmi. Vado a vedere, se devo andare verso il sud, vado a vedere nella mia sottosequenza tutti i numeri che vanno più grandi, quindi se parto da 3 vado a vedere 4, 7, 5, 9, e vado a vedere quali tra questi ha il numero più massimo, cioè il numero più grande. Oh, esattamente, esattamente. Cosa ha detto? Ha detto, ma cominciamo intanto, lui ha ragionato solamente per freccia in alto, ovviamente freccia in basso funziona uguale, però separiamoli per ora, separiamoli. Quindi mettiamo che lui voglia calcolare quanto vale f di k freccetta in alto, ok? Intanto mettiamoci d'accordo su cosa vuol dire questo, perché almeno così non facciamo confusione, perché finora era indifferente se era... arriviamo dal basso e quindi vogliamo andare ora, cioè se arriviamo da così e quindi ora vogliamo andare così, oppure se questo vuol dire la prossima mossa è così. Facciamo che per chiarezza, almeno così non invertiamo questa roba qua, vuol dire ora voglio andare così, va bene? Quindi vogliamo calcolare la lunghezza della sottosequenza alternante massima che parte dall'indice K, dove la prima mossa è una mossa verso l'alto, ok? E cosa ha detto? Ha detto, guarda, se io sono alla posizione K, che mettiamo che è qui, allora cosa faccio io? Beh, io ho le risposte per tutte quante i suffissi da qui in poi. Ma allora cosa faccio? Io provo ad agganciarmi a tutti quanti i numeri che sono maggiori del kesimo. Perché tanto sicuramente, qual è il principio del passo generale? Ho delle scelte, non so qual è l'ottima, le provo tutte. E quali sono tutte? Beh, vuol dire che se io devo partire da qua, la prossima mossa
che devo fare, essendo che mi sono forzato ad andare verso l'alto, è verso un numero maggiore di me. Ma quale provo? Tutti, li provo tutti. E una volta che li ho provati tutti, prendo il massimo. Quindi cosa sarà f di k di freccetta su? Sarà uguale al massimo per tutti quanti gli... qual è un altro indice che non sia k o n? I. Per tutti quanti gli che sono tra, k più 1 e n, metto una roba particolare, perché almeno così metto un n incluso e diciamo che mi posso sempre agganciare a suffisso vuoto, ok? Bene, e quindi faccio che il è il massimo di cosa? Di f di f di ci manca un if, scusate, ci manca un if. Cioè, perché il fatto che è il massimo di tutti quelli dopo, dove però v di i è maggiore di v di k. Ok? Come scrivo questa cosa? Cioè, mi invento una qualche notazione tendenzialmente. Facciamo che lo faccio con la funzione di... No, vabbè. Allora, cosa sarà? F di i... virgola, freccetta in basso, perché adesso ho fatto una mossa verso l'altro, la mossa deve essere in basso perché deve essere alternante, ok? Tale che v di i sia maggiore di v di k. Tutto questo più 1. Sì, perché si aggiunge v di perché si aggiunge l'elemento k. Ora, ignorate che c'è un po' di abuso di notazione, tipo il fatto che ovviamente v di n fuori dal vettore, quindi questa roba non sarà valida, sti cazzi. N è magico, quando è v di n valuta tutto a true, va bene? Oh. E quindi cosa stiamo facendo qua? Stiamo facendo la roba che abbiamo detto. Abbiamo detto, partiamo da k, questo lo vogliamo prendere, allora cosa facciamo? Sarà il massimo... perché è la sottosequenza, quindi è più lunga, che inizia da lì, e quindi la prossima mossa, per parte di cose, dobbiamo farla a un qualche numero maggiore, perché vuole andare verso l'alto, e allora sarà il massimo tra le f di i per i con i maggiore di k che fanno la prossima mossa verso il basso, ok, tale che il numero a cui ci stiamo agganciando sia maggiore di quello da cui siamo partiti. Detto ciò, questa è sbagliata. Perché è sbagliata? Perché io l'avevo pensato in un modo leggermente diverso all'inizio, poi è uscito questo che va benissimo, però con questa formulazione questa è tecnicamente sbagliata. Perché non si parte per forza dal primo elemento. Perché non si parte per forza dal primo elemento. Quindi questa non sarà il max solamente di queste due cose, ma sarà il max con J appartenente a... Sarà il max per tutte quante le direzioni, per tutti quanti gli indici. Ma è infinito. Eh? È infinito? No, le posizioni possibili di partenza sono n, le direzioni sono due. Cioè sarà, scrivo, sarà il max... per i incluso in 0 n di cosa? Del max, anzi, cioè questo lo posso scrivere senza indici i tavoli, di max di cosa? Di f di i basso virgola f di i alto chiusa chiusa chiusa. Non serve il max. Non serve niente il max. Perché c'è il doppio max dentro uno dentro l'altro? Cioè. Max. Max ritorna un solo valore. Max di solito ritorna un solo valore. E prende una sequenza di roba. Cioè, perché in realtà se le volessi fare bene, questa roba non è con le tonde, ma è con le graffe. Quindi. Perché non puoi mettere due robe dentro un max. Cioè, dovrebbe essere così, tipo.
Cioè, per quando fate max, non potete fare max di due robe separate da Diego associate le graffe? Matematichese questo. Sì, ma se max, se max restituisce, se il primo max, quello più interno, restituisce un solo valore. È ma dopo ci sono tutti i massimi, perché tutti i valori dell'elenco. È il max sugli indici, di per ogni indice il max fra le due direzioni. Ah, ovviamente non lo faccio, però ovviamente questa roba qua, speculare, di freccetta in basso, cambia solo che è freccetta in alto, e questo va in tono minore. Ma quindi, in questo esempio qua, se ne passiamo da 4, lui inizia a valutare, quindi dopo 7, 5, 2, 9. Lui, se noi iniziamo da 4, lui si chiede, qual è la sottosequenza massima da 5 in poi? Qual è la sottosequenza massima? Dovremmo avere il prefisso massimo. Dovremmo avere il prefisso, no? No, perché poi quando noi chiederemo questa domanda verso l'inizio, poi loro si agganceranno quelli dopo. Quindi io parto dalla fine facendo questo ragionamento di se tu vuoi farlo che tutte le risposte devi partire dalla fine e andare verso l'inizio. Ma a livello di codice com'è che specifichiamo lì? Come specifichiamo? Com'è che facciamo la chiamata? È una chiamata ricorsiva sostanzialmente. Come in tutte le programmazioni dinamiche che abbiamo fatto finora? Ma Simon, come fai a richiamare qui? Per ogni i for cioè li passo tutti a... cioè nel senso quando la chiamata dentro quello che fa come sarà fatta e che sarà una f di tipo che ne so int come la chiamiamo int k bool d per dire e dentro quello che fa ci sarà ovviamente prima if k uguale a n return 0 ok. E dopo farà for ovviamente devi tenerti il massimo quindi che ne so int max uguale 0 for int i uguale a k più 1 finché è minore di n k più i di più if f di i not di maggiore di max max uguale a sta roba. Prima guardo magari se f di i giù ce l'ho già. No, perché? Perché tanto tu, essendo una programmazione dinamica, prima, subito dopo il caso base e prima del passo generico, avrai il tuo vettore dove salvi la roba, in questo caso una matrice n per 2, e semplicemente quindi se tu avevi già calcolato quella roba, la restituisci subito, e se invece non l'avevi già calcolata, la calcola quando lo chiami. Cioè questa è la roba della programmazione dinamica standard, che tu, quando avrai già calcolato un certo f di kd, a quel punto, te lo sei calcolato una volta, la risposta se lo richiami non cambia, ce l'hai già e lo usi. Ok. Se così ogni volta non devo richiamare la funzione nel for. Cioè, il fatto che qua, tu chiami le funzioni nel for, il fatto che poi quando chiami la funzione, se tu l'avevi già chiamata quella funzione, lui ha nella matrice il valore salvato e fa il return direttamente del valore salvato dentro la funzione. A quel punto sì, l'ha chiamata, ma ci ha messo grande di 1 eseguirsi. Qual è la complessità temporale di questa roba? È tipo n. Come si calcola la complessità temporale? Il numero degli stati. Quanto è il numero degli stati? 2n, ok, quindi il numero di stati per il numero di chiamate per il costo di transizione, del costo di transizione, sì. Quant'è il costo di transizione? No, può essere il massimo n. Può essere il massimo n. Può essere il massimo n, o grande di n. Sì, certo. Uno grande di n. Quindi, quant'è il costo di sta frequenza dinamica temporale? 2n quadro. O grande di n quadro. O grande di n quadro. Ok. Il costo temporale, il costo spaziale tipo grande di n, credo. Chi se ne frega per ora. Quindi, alla luce di tutto ciò, siamo riusciti ad arrivare a una soluzione per questo problema in programmazione dinamica che ci costa temporalmente o grande di n quadro. La soluzione corretta ci costa grande di n quadro. Bene, questa soluzione fa schifo? Questa soluzione fa schifo? Perché fa schifo? Perché come altri problemi che abbiamo visto, per questo problema esiste una soluzione molto migliore.
In particolare esiste una soluzione lineare. E il fatto, la bruttezza, e qua è appunto dove si rompe la programmazione dinamica, che è il punto dove volevo arrivare, la bruttezza è che non ci arriviamo con la programmazione dinamica. Perché la programmazione dinamica è, come vi ho già detto, è l'arte di, quando non sappiamo cosa fare, le proviamo tutte. Giusto? È quello che abbiamo fatto, è esattamente quello che abbiamo fatto. Noi non sapevamo, partendo dalla posizione K, quale agganciarci dopo, cosa abbiamo fatto, li abbiamo provati tutti. Il fatto è che a volte esistono dei problemi che ammettono delle soluzioni cosiddette chiamate greedy, ovvero sono dei problemi in cui per qualche principio intrinseco al problema, quindi per qualcosa del problema, noi possiamo dire a priori qual è la scelta ottima. Ok? E qua è abbastanza facile in realtà, questo è un problema fatto apposta perché spiegarmi perché poi funziona, scegliere esattamente quello funziona. Però quindi siamo in un caso in cui in realtà esiste una strategia che ci mette meno di quadratico e mostra i limiti della programmazione dinamica. Con la programmazione dinamica trovate una soluzione corretta, sempre. Non è detto che sia veloce. Pensate, e adesso ci arriviamo alla griglia di questa. Pensate a cosa succede, tipo nel seguente caso. Allora, che ne so. Questo è il ok, mettiamo che abbiamo una lunga sequenza e questo è un pezzettino sotto. Ok? Mettiamo che siamo arrivati a calcolare f di sta posizione qua, chiamiamola K, con freccette in alto. Ok? Quanto mi mettere una. Non so, un 10. Ok. Quindi, mettiamo che siamo arrivati qua e vogliamo calcolare f di strano qua. Normalmente cosa faremmo? Diciamo, allora io per ogni posizione in avanti rispetto a questa provo a calcolare f di quella posizione che c'è in basso e poi mi aggancio a quello migliore. Però c'è un fatto qua. Se noi abbiamo una sequenza, un pezzo della sequenza che è crescente, sicuramente se noi ci agganciamo qua, per dire, deve essere strettamente meglio che agganciarci a quello prima, perché la prossima mossa che facciamo poi è una mossa verso il basso, sì. Ma se è una mossa verso il basso e se c'era una soluzione tipo abbastanza buona qua, deve essere anche per questa, cioè anche lui si deve poter agganciare. Perché se tipo, che ne so, poi il 7 per la soluzione ottima si agganciava a un 4, ok? Tipo molto dopo, che è minore di 7, se il numero dopo è maggiore di quello là, beh cazzo, allora anche lui ci si potrà agganciare. Ma allora vuol dire che se io parto da un certo punto e ho una sottosequenza crescente, ho una sottosequenza contigua crescente che parte da là, io tutti quanti i numeri in mezzo li posso skippare. Fin quando serve il... Fin quando è crescente. Se io quindi devo calcolare f di k freccetta alta qua, io so che l'unico numero che devo considerare è l'ultimo numero della sottosequenza contigua crescente. Perché? Perché tanto se assumiamo per assurdo che la soluzione ottima la trovavamo solamente qua, per dire, assumiamo per assurdo che sia così, se io mi collego qua, per forza di cose, sembra che tutti quanti i numeri in mezzo erano crescenti, e lui si deve per forza quindi collegare a uno che è dopo di lui, allora vuol dire che anche lui ci si può collegare, ma allora non è solo la soluzione ottima, perché anche lui riesce a fare esattamente la stessa soluzione. Questa osservazione intanto, ancora non siamo lineari, così, però
ci dà un insight grosso nel problema, che qua quindi ci sono delle scelte che a priori sappiamo che non sono quelle ottime. O meglio, non è che non sappiamo che sono quelle ottime, perché magari l'ottimo era anche qua, ma sappiamo sicuramente che se scelgo qua non sto perdendo quella ottima. Ok. In realtà, questo problema ha una soluzione veramente del put, che è il seguente qua, il seguente. Io parto, devo fare due run, devo farne una che va verso l'alto e una che va verso il basso all'inizio, perché è sempre il problema del fatto che è un po' il max di due problemi diversi. Ma in realtà questo ragionamento può essere portato all'estremo nel seguente modo. Se io ho una, tipo mettiamo quei numeri che fanno, che ne so, così tipo. Ok, adesso non ho scritto i numeri, ma cioè avete capito, cioè questo è l'indice e questo è il numero. Ok, cerchietti, l'altezza del cerchietto indica il numero, tipo che non so, questo può essere un 1, questo è un 2, eccetera, eccetera, e questo è l'indice. Ok. Se io ho tipo questa sottosequenza, se io ho questa sequenza, ok, in realtà così dico, mettiamo che voglio partire verso l'alto, dico parto verso l'alto, dico vabbè, parto verso l'alto, so intanto che questo qua è inutile, per il ragionamento che abbiamo fatto prima, ok? Quindi so che l'unico a cui mi ci può interessare agganciarmi è questo qua, ok? Che è l'ultimo della sottosequenza crescente che parte, la sottosequenza contigua crescente che parte dalla posizione in cui mi trovavo, che è quella iniziale inizialmente. Ok, quindi questo è l'unico che mi interessa. Però, a priori, sarà quello, sarà quello dopo, perché a questo punto posso fare lo stesso ragionamento sul picco dopo, quindi riparto da qua e dico guarda, sicuramente questo non mi serve, sicuramente questo non mi serve, potrebbe però essere questo. E quindi mi sono ridotto solamente ai picchi, diciamo, mi sono solamente ridotto ai massimi locali, se vogliamo. Ma se questi sono massimi locali, vuol dire che tra di loro ci deve essere anche dei minimi locali. Se questo sono dei massimi locali, ok, allora vuol dire che se per la loro natura del fatto che sono massimi locali, vuol dire che in mezzo tra loro ci devono essere dei minimi locali. Ma allora vuol dire che io posso sempre da un massimo locale trovare un numero qui e andare verso il basso per poi andare a un altro massimo locale. Ma allora, se faccio questo stesso ragionamento specularmente, ok, quindi, dove quindi so che tutti quanti i minimi locali devono per forza essere una soluzione anche loro per lo stesso tipo di ragionamento, la soluzione di questo problema è l'insieme dei minimi locali e dei massimi locali. E lo posso trovare in lineare. Esatto. E questo ovviamente. E no, quello è l'ultimo massimo locale. E anche per lo spazio occupa pochissimo alla fine, perché ti basta avere un indicatore che ti dica se stai andando verso l'alto o verso il basso. Occupa spazio aggiuntivo costante, sì. Quindi questo problema qua in realtà ha una soluzione che si basa, lo possiamo vedere, cioè io ho cercato di trasmettervela come un passaggio dalla programmazione dinamica alla greedy. Greedy cosa vuol dire? Greedy vuol dire che mentre in programmazione dinamica io ho delle scelte e non so quale prendere, provo tutte. Greedy vuol dire che sono quei problemi dove esiste una soluzione che io so essere non peggio dell'ottima. E quindi fondamentalmente questa la possiamo vedere in modo un po' astratto come una programmazione dinamica dove però so già dove devo andare, che poi ovviamente se lo devi implementare non lo implementi come programmazione dinamica, lo implementi come for che cerca i massimi locali guardando l'elemento prima e l'elemento dopo. E niente, questo è cos'è quelle che vengono chiamate le tecniche greedy, lo ripeto un'ultima volta, è questa cosa qua, è il fatto che quando siamo in un setting di programmazione dinamica esistono delle scelte, mentre la programmazione dinamica ha delle scelte, le prova tutte perché non sa più qual è quella ottima, in un problema greedy invece, per come è fatto il problema, possiamo stabilire a priori quale sarà la scelta ottima e quindi basta che facciamo la scelta ottima ogni volta. In questo caso la scelta ottima ogni volta è una volta che saliamo andiamo a quello più in alto e una volta che scendiamo andiamo a quello più in basso. Questo per dirvi, la programmazione dinamica, potente com'è, non è la panacea, non va bene per tutti i problemi,
No, non va bene per i problemi non per il fatto che non sia corretta, ma per il fatto che potrebbe essere, potrebbe non essere la soluzione più performante. In questo caso, infatti, beh, visto che la programmazione dinamica ci porta solamente fino a o grandi n quadro, mentre questo problema mette una soluzione grande di n, e c'è un mare di differenza. Ok, questa era la mannaggia il computer che è in sospensione. Ok, volevo vedere l'ora. E questa era la cosa che mi sono dimenticato di dirvi, importante della programmazione dinamica, ovvero guardate che a volte ci sono dei problemi dove non... E la cosa brutta, tra virgolette, è che per i problemi che richiedono una soluzione greedy non c'è un... non c'è un modello standard. Devi pensarci ogni volta. Infatti sono quelli un po' più... sono quelli che a me piacciono un pochino meno, sono quelli un po' più hit or miss. Cioè, o ti viene l'idea, o sei fottuto. E si serve quel livello di intuizione. Poi ovviamente i matematici, la gente che tipo fa sta roba a livello algoritmico, cioè che ci lavora, che ci è, tendenzialmente devi dimostrare che poi funzionano le cose. A noi non ce ne frega niente. Se la soluzione funziona, se funziona, è giusta. Se da full score è giusta. Proof by SE. Proof by accepted. In covariate programming è good enough. Se la soluzione da accepted, allora è corretta. Ok, detto ciò, facciamo un quarto d'ora di pausa e così poi iniziamo con le strutture dati. Bene, allora ripartiamo. Abbiamo finito ufficialmente adesso la programmazione dinamica. Entriamo nel secondo macro argomento, che sono i grafi. Però prima di vedere i grafi ci sono dei prerequisiti che mi serve che abbiate, e oggi quindi dovremmo riuscire a fare tutti quei prerequisiti. Ok. Quindi parliamo di strutture dati. Allora, fino adesso abbiamo ragionato sempre in un ambiente stile C, ok? Quindi fondamentalmente in tutti gli algoritmi che abbiamo visto non abbiamo mai usato cose che non ci sono in C. Quindi in C cosa abbiamo? Abbiamo le variabili, abbiamo le funzioni, abbiamo la ricorsione, abbiamo i puntatori e abbiamo gli array statici, abbiamo i vettori statici. Cosa vuol dire? Che voi in C potete fare malloc, calloc, whatever, e vi alloca un vettore della dimensione data, che non deve essere una dimensione conosciuta a priori, è una dimensione che può essere conosciuta anche mentre il programma si sta eseguendo, cioè per prendere un intero n dall'input e poi allocare un vettore di n elementi. Però una volta che avete allocato un vettore lungo n, n rimane finché non fate la free, poi magari allocate un altro, però il vettore è di dimensione statica. Per lavorare sui grafi ci serviranno strutture dati più avanzate, non avanzate, però più avanzate di quelle che vi dà il C. Quindi adesso noi le vedremo tutte quante a livello teorico, cioè vediamo come si fanno tutte queste strutture. Potete implementarle in C. In C più sono già implementate. Questo è quando avevo detto: guardate che per fare programmazione dinamica generalmente C più è più comodo. Non perché in C non si possono fare queste cose, si può fare tutto, ma molte delle cose che servono per algoritmi, soprattutto su grafi, ma anche su altro, serve implementarsele ogni volta. Però comunque vi faccio vedere come si implementano, e così sapete anche come funzionano anche in C più, perché poi ovviamente anche là qualcuno l'ha dovuto implementare, non è che nascono per magia. Ok. Quindi la base da cui partiamo è che noi abbiamo il potere dei puntatori e abbiamo il potere dei vettori statici. Ok? Il primo nuovo potere che vogliamo acquisire è il potere dei vettori dinamici, ovvero vettori che possiamo, su cui possiamo fare delle operazioni. Tutte le strutture dati che adesso vedremo sono delle strutture dati dove ci chiediamo prima delle operazioni astratte che vogliamo fare e poi vediamo implementativamente come farle e che complessità hanno.
Ok, cominciamo con il vettore dinamico. Ok, cos'è un vettore dinamico? Un vettore dinamico è un vettore che definiamo come che contenga una sequenza di tipi uniformi, ovvero cosa vuol dire? Non possiamo avere un vettore, o meglio, in realtà in linguaggi tipo JavaScript, sì, però chi se ne frega, parliamo di linguaggi seri, in C, un vettore è una sequenza di elementi di tipo uniforme, ovvero devono essere tutti interi, o tutti float, o tutte stringhe, o tutti whatever, però devono essere tutti quanti T. E il vettore mantiene questa sequenza. Cosa ci deve dare il vettore? Il vettore ci deve dare la possibilità di accedere a un qualunque elemento di esso in tempo costante. Quindi lo chiamiamo tipo, che so, access. E questa cosa deve costare o grande di 1. Ok. Ci deve dare, e questo più o meno è quello che dà il vettore statico. Il vettore statico, più che dare l'accesso in lettura e scrittura in tempo costante, non fa, non è che altre cose. Il vettore dinamico invece deve poter fare anche le seguenti cose. Dobbiamo poter fare l'operazione che chiameremo pushback in o grande di 1 e l'operazione che chiamiamo popback sempre in grande di 1. Questo è quello che vogliamo. Cosa sono pushback e popback? Pensiamo a il vettore dinamico come un vettore dove inizialmente la dimensione è 0. Inizialmente questo vettore è vuoto, non contiene niente. Pushback è l'operazione che aggiunge un elemento in fondo al vettore. Quindi se noi abbiamo un vettore vuoto, facciamo pushback di 3, abbiamo un vettore contenente 3. E se poi facciamo pushback di 2, abbiamo un vettore contenente 3 e 2. Popback invece è l'operazione inversa, è quella che leva l'ultimo elemento del vettore. Ok? E voi dite, ma ci serve veramente una struttura dati per fare sta roba? Davvero è così difficile? Non è difficile. Però se abbiamo un vettore statico, vedete subito il problema. Se noi lo chiamiamo un vettore lungo n, ok, inizialmente vuoto, cioè lo chiamo un vettore lungo n, non c'è un vettore lungo n, facciamo lungo n. Se noi facciamo, noi possiamo fare l'accesso a un grande di 1, certo. Pushback lo possiamo fare, certo, ma possiamo fare n al massimo. Se una volta che abbiamo fatto n pushback, la n più unesima poi mi va fuori dal vettore. Quindi questa roba è più potente di un vettore statico e ci servirà. E popback in realtà anche là, sì, il suo vettore statico non è un problema, basta che ci teniamo un indice che ci dice fino dove è riempito veramente, quindi la popback non è altro che decrementare di 1 quell'indice. Vediamo come fare questa roba, come implementare un vettore dinamico. Allora, la push è mettere un elemento in fondo. E perché lo possiamo fare solo n? No, dico, se tu implementassi questa roba con un vettore statico, sì. Ok? Questo vettore statico gli dà una lunghezza. Sì. Mettiamo questa lunghezza n, ok? A questo punto cosa fai? Allora, ma posso aggiungere fino a n. Puoi aggiungere n cose, okay. Se poi aggiungi una in più, vai fuori. Ok. Le idee però ci sono. Quindi, noi avremo tre cose per tenerci il nostro vettore dinamico. Avremo un vettore statico, perché non abbiamo altre primitive, cioè le primitive ci sono quelle, e quindi dobbiamo sfruttarle in modo intelligente per crearci queste nuove strutture magiche. Noi avremo un vettore statico che lo chiamiamo V, ok, che ci avrà un tot di dimensioni, che ha una qualche sua dimensione statica, che chiamiamo C, ok, e poi avremo un indice n che ci dice quanti elementi di quel vettore statico sono inizialmente occupati, che sono in questo momento occupati. Ok? E noi quello che facciamo è che partiamo col simulare il vettore dinamico del nostro vettore statico, come abbiamo detto prima. Quindi mettiamo arbitrariamente che quando creiamo il nostro vettore dinamico, in realtà lo facciamo tramite questo coso, che è un vettore statico, di dimensione, che ne so, 100.
arbitrariamente, facciamo un 200, ok? Bene, quindi inizialmente il vettore sarà così, c sarà uguale a 100 e n sarà uguale a 0. A questo punto reitero, ma banalmente, come facciamo a implementare queste operazioni? Beh, se facciamo un pushback, semplicemente diremo che v di n più più, no, n più più, v di n più più è uguale all'elemento che vogliamo inserire, perché prima dobbiamo accedere alla posizione, poi incrementare, ok? Questa è la pushback, la popback n meno. Banalmente, ovviamente sì, se il n è uguale a 0 va a meno 1, non ce ne frega di quanto case per ora. E è uguale a? Eh? È uguale a E? E l'elemento che sto inserendo. Perché ovviamente la pushback deve prendere un qualche elemento che è quello che vuoi inserire. Chiamiamolo E. Ok, dove sono i dolori? I dolori sono quando n diventa uguale a C. Giusto? Perché abbiamo detto non possiamo inserire un altro. Allora facciamo la seguente cosa, molto facile ma molto potente. Quando n diventa uguale a c, noi creiamo un nuovo vettore statico di dimensione doppia rispetto a quello precedente, ci ricopiamo tutti gli elementi che avevamo e riallochiamo il vecchio vettore. E cambiamo il valore di c. Sì, beh, raddoppiamo anche c. Sì. Quindi, quando noi abbiamo che n è uguale a c, cosa faremo? Diremo che V è il nostro nuovo vettore di dimensione C per 2. Se lo faccio in semi pseudocodice. Dopodiché, quello che vogliamo fare è che copiamo in V gli elementi di V, facciamo la free di V, V diventa uguale a V, e C raddoppia il pseudocodice, ripeto. Non si può fare direttamente con il malloc che era, no? Non si può fare con il malloc che era, no? Si può fare con realloc è un po' una roba perché la specifica dice cose bizzarre. In generale, se proprio lo vuoi implementare in C, consiglio usa, cioè fai un nuovo vettore con malloc e copia la roba. La realloc generalmente fa la cosa giusta, cioè se tu fai la realloc di un vettore in C, il danno di dimensione più grossa, di solito ti copia gli elementi. Beh, cioè, c'è scritto che lo fa, sì. Eh? C'è scritto che lo c'è fa. La specifica ci dice che lo fa, poi ci sono alcune libc che non lo fanno. Perché devi, cioè, perché il fatto che idealmente tutte le libc implementano lo standard C, in pratica alcune libc si fottono dello standard C per andare più veloci, e di solito non capita nei sistemi nei generici, quindi su Linux, su Mac, su Windows, capita molto degli embedded, però sì, per carità, generalmente la realloc fa la cosa giusta. Ma se no appunto fai free, cioè fai malloc della cosa, fai una MCP dentro e poi fai free. Ok, però quindi diciamo in questo mondo dove non abbiamo la realloc, facciamo finta che non esiste, questa è quello che facciamo. Ma scusa, facciamo free della V, poi V uguale V. Liberi lo spazio di V e dopo ci inserisci V. Giusto, infatti, giusto. Ah, ma per via non intendi quindi la freak dialloca? Sì, la freak dialloca. Su V metti il nuovo spazio, copi. Cioè, questa freccetta vuol dire sto copiando gli elementi di V dentro, gli elementi di V dentro V. Questa freccetta è una MCP. Poi tu dialloghi di V, hai quello più grande con la copia dentro, quello più piccolo, ora fuori per V e sposta. V è un puntatore anche prima. Cioè, il fatto che allora. La freccia di V per te, ho sbagliato. Io sono il puntatore, quindi punti al nuovo. Ok. Via il puntatore e il vettore, cioè i vettori in C sono dei puntatori. Sì, no, ma era per quindi dire il puntatore, il cambio e lo metto sì, sì, di V. Sì, sì. All'occhio sì, sì. È come la realloc fatta bene. Sì. Solo che sembrava sì, una peggio posso. No, niente. Sì, fondamentalmente è un po' un. Cioè, sto pezzo qua non è una reimplementazione della realloc, effettivamente. Okay. Però funziona sempre. Però funziona sempre. C'è qualche modo per no,
fare un bel ciclo fuori. Per fare questa roba qua la cosa più efficiente è fare mem cp. Mem cp y. Mem copy è una funzione della libreria standard C che copia memoria da una parte all'altra. Però sì, se non hai la mem copy puoi fare un for. Però la mem copy di solito è più veloce perché magari anche su anche su cose di lunghezza diversa. Sì, sì, sì. Sì, sì, perché la mem copy quello che gli interessa è che la destinazione sia almeno grossa quanto la sorgente. Ovvio. Poi che sia più grossa non gliene frega niente, perché non sia meno. È un ciclo fuori in realtà. In realtà quella mem copy nella realtà è implementata magari tante robe tipo CMD e robe del genere, quindi magari è più veloce di fare il ciclo fuori. No, CMD è la vettorizzazione del processore, tipo VX2, queste cose qua. Comunque generalmente è più veloce la mem cp di fare di for, generalmente. Vabbè, comunque. Tangente a parte, facciamo sta roba qua e a qualcuno dovrebbe saltare all'occhio una cosa, ma questa cosa quanto ci costa? In tempo, in termini di tempo, quanto ci costa? Di solo la parte di quando capita che facciamo una pushback dove n diventa uguale a c, quanto ci è costata quella pushback? O grande di c, perché poi costante gli elementi, cioè nel senso o grande di c mi va bene, nel senso o grande di n in realtà, okay, che non cambia niente ovviamente, perché c è uguale a 2 per n in questo caso, quindi è lineare perché deve ricoprire tutti gli elementi. Perché comunque la MCP non è che fa magie, cioè comunque deve scorrere di tutti. Sì, sì. E allora? Abbiamo perso la grande di 1? No, perché se la dimensione statica originale è abbastanza grande, questa operazione viene eseguita poche volte. Sì. Siamo nella direzione giusta, siamo nella direzione giusta. Allora, in realtà, per come abbiamo definito la complessità finora, la complessità temporale finora con gli ograndi, questa roba non si può fare in un grande di 1. Perché questa operazione ci costa un grande di n. Non ci sono cazzi, questa operazione ci costa un grande di n. Però un grande di n ogni c volte. Non ogni c volte. O grande di n ogni tanto. E qua entra in gioco una nuova roba che si chiama la complessità ammortizzata. Ovvero, noi abbiamo una struttura dati dove ci facciamo delle operazioni. È vero che ogni tanto quell'operazione ci costa tanto, tipo qua ci costa grande di n a volte, ma il fatto è che a noi in realtà non ci interessa veramente se ogni tanto ci costa tanto, perché tanto, assumiamo che siamo in un ambiente dove la facciamo tantissime volte. Là era là c'eravamo la randomizzata, che era il mio gen, se prendiamo il pivot a caso, ed era un'altra roba il caso meglio. Qua non è il caso meglio, perché qua è il caso pessimo, comunque ho grande di n per l'operazione, non ci si scappa da qui. Quello che cambia qua è che l'analisi ammortizzata, ovvero ammortizzata vuol dire che siamo in un framework dove noi questa roba la vogliamo chiamare tante volte, ok, e non ci interessa la peggiore di quelle volte che la chiamiamo, ma ci interessa la media dei costi per un numero tendente infinito di chiamate. Ovvero, più formalmente, la complessità ammortizzata di un'operazione è il limite per n tendente infinito della somma del costo di operazioni fatto n, cioè la media. Il limite per n infinito della media di n chiamate. Infinito. Però dobbiamo vedere quanto viene, perché magari, cioè, sai, se viene n quadro fatto n, comunque n. A priori non puoi dirlo. Cioè, quello che sto dicendo è che la complessità ammortizzata cos'è? È il limite per n tendente infinito, n numero di chiamate che faccio, di cosa? Della somma da i uguale a 1 fino a n. Devo dare un nome al costo della iesima chiamata, lo chiamo TD, ok, fratto n. Questa è la complessità ammortizzata di un'operazione. La cosa è
partita la roba. Ma se tipo io parto da un array vuoto e poi faccio uno e continuo a una volta a aggiungere, che continuo a aggiungere sempre elementi, in quel caso continuo a chiamare più volte il cioè nel senso nel nostro frangente questa T è il costo della pushback, ok? Quindi assumiamo di avere questo vettore vuoto, contiamo quante operazioni stiamo facendo, assumiamo di avere un vettore vuoto e ci aggiungiamo un numero infinito di zeri, uno alla volta, ok? La prima operazione ci costerà 1, perché mettiamo che siamo partiti da un vettore lungo 1, ci costa 1. La seconda operazione ci costa 2, perché dobbiamo rielocare e raddoppiare. Poi ci dovrebbe costare 1 perché abbiamo raddoppiato, poi ci costerà 4 se non sbaglio, poi ci costerà 1, 1, 8, 1, 1, 1, 1, 16 se non mi ricordo male e così via. Perché infatti ogni volta che raddoppiamo, poi abbiamo il doppio dei posti prima, dove le pushback dopo ci costano gratis. Sì. Ma quindi... No, sono tipo obiezioni. Ma quindi... Confuso pushback e pushback. No, pushback. Ma quindi le somme parziali, se fate conti, le somme parziali sono sempre minori di 2n. Perché ogni volta che ho un nuovo costone ho beccato almeno quel numero mezzo di 1. Quindi vuol dire che, essendo che le somme parziali sono boundate da 2n, adesso non so se 2n, 3n, comunque costante n, vuol dire che quindi il limite qua cosa fa? Farà una roba della forma di n fatto n, che quindi sarà uno grande di 1. E quindi possiamo dire che la pushback del vettore dinamico costa o grande di 1 ammortizzato. Non o grande di 1 o grande di 1 ammortizzato. E questo è il meglio che riusciamo a fare, cioè non si fa il meglio. Ok. Pop back in realtà ci costa sempre grande di 1, perché dobbiamo fare nemmeno meno, non dobbiamo fare altro. Perché anche se l'elemento rimanerà nel vettore, chi se ne frega? Che è proprio quello che mi hai detto te, tra l'altro. Ma se tu hai tipo un ciclo che va dalla, non so, n, non per forza tipo vettore size, ma invece fai n che è certo iniziale. E poi hai fatto un pop back. E poi iteri però in quella posizione c'è ancora l'elemento. C'è ancora l'elemento? Beh, però sei tu un cazzone che non stai prendendo la dimensione giusta del vettore. Perché anche in C++, in realtà, quando tu fai la pop-back, non è che leva veramente l'elemento. Che cazzo devi fare di levare veramente l'elemento? Semplicemente decrementa l'indice di quanto è lungo il vettore. Quindi tipo, facendo tipo il vettore size sempre invece di n, avrei fatto giusto. Sì. Ok. Però vi dico che in pratica quello che si fa è che, essendo che magari abbiamo, che ne so, riempito un vettore con mille milioni di elementi e poi facciamo uno spreco di pop-back, magari non vogliamo tenere in memoria tutta quella memoria inutilizzata, perché non vediamo mai più, quello che si fa di solito è che quando n è minore di c quarti, dimezziamo la lunghezza del vettore statico. Quando n è minore di c quarti, quindi quando stiamo utilizzando meno di un quarto del vettore statico, dimezziamo la dimensione del vettore statico. E in questo caso come si fa? Beh, in questo caso se lo vuoi fare solamente con malloc e free, fai fondamentalmente la stessa cosa, solo che c'è di c per 2 diventa c diviso 2. Però la main copy non funziona. No, ma certo che funziona. La main copy gli passi. Perché la main copy di source e n dove n. Esatto. La main copy gli passi. E n gli passi sempre n. Gli passi la, non mi ricordo l'ordine, però gli passi la sorgente e la destinazione. Destinazione sorgente. Destinazione sorgente e quanti elementi. Okay. L'importante è che nella destinazione ci sia spazio per memorizzare almeno più gli elementi. Ok, no, avevo capito prima che la main copy funzionava solo se era più grande. La dimensione, cioè dove la destinazione deve avere spazio per almeno n. Però in questo caso, tra l'altro, la realloc invece funziona.
la reallocation shrinking è in pratica è garantita dallo standard come la reallocating in growing, però quella funziona secondo me. E quindi quello che succede poi nelle varie non il C, perché il C non ha i vettori dinamici, però l'ipstatici più per dire, è che appunto quando n diventa minore di 4 di mezzo il vettore per risparmiare spazio, cioè per restituire spazio al sistema operativo. Ok, e con questo abbiamo il potere dei vettori dinamici. Possiamo ora creare vettori dinamici. Ok. Vediamo molto velocemente una struttura dati che non si usa tanto, ci sono rarissimi casi in cui si usa in pratica, però comunque buona da sapere, che è la lista. Ok, allora la lista è una struttura dati che prende un altro approccio per avere una dimensione dinamica. Nel vettore dinamico abbiamo sempre una sezione contigua di memoria e ce la magheggiamo facendo queste malloc e free, cioè praticamente facendo queste reallock. La lista invece è una struttura dove non facciamo questo magheggio, e questo ci porta a un costo che adesso vediamo. Come funziona? Mettiamo di avere un... vogliamo quindi memorizzare sempre una sequenza di tipi omogenei di elementi. Vediamo un altro modo di farlo. Questa volta avremo dei blocchetti. Dei blocchetti che contengono due cose. L'elemento, chiamo E, e un puntatore. Ok? Quindi abbiamo un elemento e un puntatore. E definiamo, la lista è un po' una struttura ricorsiva, definiamo che anzi facciamo proprio la definizione ricorsiva, andiamo proprio full ricorsivi, full ricorsivi. Ok, ci vediamo, cos'è una lista? Io dico che una lista è una delle seguenti due cose: o una lista è un puntatore a null, quindi un puntatore a null in gergo C è un puntatore al nulla, in realtà è un intero che contiene zero, in realtà, che ci rappresenta lista vuota. Ok, quindi lista vuota lo rappresentiamo come un puntatore a null, quindi tipo ok, questa è la nostra lista vuota. Oppure è un elemento più un puntatore a una lista. Ok, e questa è la definizione di lista, è una definizione ricorsiva, perché vi ho detto che una lista è o un puntatore a una lista, ci rappresenta una lista vuota, oppure è un elemento più un puntatore a una lista. E quindi in realtà la sequenza esce fuori come la sequenza data da elemento giusto apposto all'elemento della lista puntata dal puntatore di quell'elemento. Quindi, se noi abbiamo la nostra coppietta con E e un puntatore, ok? E questa è una lista, perché una lista l'ho definita come o null oppure un elemento più un puntatore una lista, quindi questa è una lista, ok? E qual è la sequenza inserita in questa lista? È la sequenza data da E come primo elemento con poi gli elementi della lista puntata da il puntatore dell'elemento E. Ok, quindi come faccio io ad aggiungere elementi a questa lista? Perché questa lista cominciamo col voler poter implementare la nostra in questo caso non sarà una push back ma sarà una push front. Ok, dipende come la interpreti. Però cominciamo con la nostra push front. Diciamo che invece di voler inserire in fondo, vogliamo inserire all'inizio. Beh, la lista vuota è null. Easy peasy. Mettiamo che vogliamo inserire all'inizio della nostra lista l'elemento 5. Allora facciamo la seguente cosa: noi abbiamo la nostra lista, che attualmente è null. Creiamo un nuovo blocchetto, una nuova coppietta di elemento 5 e puntatore. E facciamo puntare il puntatore alla lista che avevamo precedentemente.
questo caso. E facciamo che il nuovo blocchetto che abbiamo creato diventa la nostra nuova lista. Ma il blocchetto iniziale non dico, cioè. Il blocchetto iniziale è un punto null. È solo un, ha un solo elemento. Perché una lista è. Sì, perché non l'ho specificato benissimo, in effetti. Una lista è un puntatore. Ok. Ma potremmo avere tipo anche un head da cui partire per fare tutte le altre. Sì, volendo. Poi come la implementi un po' up to you. Cioè nel senso. Ma poi in realtà l'ho detto, le liste non si usano veramente, quindi. Cioè, che io conosco tipo un algoritmo che usa le liste per tutte quante le cose che conosco, e comunque non sono neanche obbligato a quell'algoritmo. E quindi boh, non si usano, le sto dicendo solo per farvi vedere che esistono e che ha una definizione ricorsiva molto carina. Tipo io ho sentito, cioè, tipo linked list che fa il suo. Questa è una forward linked list. Ok. E a questo punto questo diventa. Il tutorial questo diventa una lista. Se vogliamo aggiungere un nuovo elemento in fronte, cosa facciamo? Solita cosa, creiamo un blocchettino, ci mettiamo che sono un 8 e mettiamo che il puntatore punta alla lista che avevamo precedentemente. E quello ritorna in questo. E questo diventa la nostra nuova lista. E quindi la sequenza implicita memorizzata in questa lista è 8-5. Per questo è una push front, perché ogni volta che mettiamo un nuovo elemento, quello diventa la nuova nostra testa della lista, diventa il primo elemento della lista. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo una push front in tempo costante, perché creare il blocchettino c'è un tempo costante, mettere il puntatore c'è un tempo costante, cambiare la ricetta c'è un tempo costante. E quindi dici, beh, carina, è un po' il corrispettivo col push front per il vector. Pop front, anche quella è facilissima, perché pop front prendo l'elemento puntato dal primo blocchettino e lo faccio diventare la mia lista, ed è loco col vecchio. Però c'è un grosso problema nella lista, che non abbiamo l'accesso in tempo costante. Se io voglio andare al k-esimo elemento in una lista, devo scorrere k blocchettini, perché essendo che gli elementi non sono contigui in memoria, io non posso usare il trick che uso nel vettore statico, che l'elemento k-esimo sarà dato dall'indirizzo del primo elemento del vettore più il numero di elementi per la dimensione di un elemento, che era il trick che usavo se il vettore è contiguo. Qua non c'è nulla di contiguo, qua è proprio by definition, questi potrebbero essere in giro nella memoria dove vogliono. Però la lista dà invece un'operazione che non abbiamo considerato nel vettore perché è molto costosa, che qua invece diventa quasi gratis. Mettiamo che noi abbiamo un elemento k, ok? Siamo nel vettore, siamo su un elemento k, o siamo nella lista e siamo su un elemento k, e vogliamo fare la seguente operazione: split. Abbiamo una posizione, ci troviamo là, e vogliamo splittare il vettore in due in quel punto, o vogliamo splittare la lista in due in quel punto. Se abbiamo un vettore, non possiamo fare altro che copiare il pezzo del vettore, tipo un pezzo del vettore, una metà del vettore in un altro vettore, e poi ridimensionare quello vecchio, quindi spostare, cioè diminuire n del numero di posizioni che abbiamo elevato da quel vettore. Il vantaggio della lista, l'unico grosso vantaggio della lista, è che noi, se abbiamo in realtà nella forward list, per essere precisi, non ci basta avere una posizione, adesso neanche un'altra, giusto per avere più di roba, non ci basta una posizione, ce ne servono due contigue. Ma se noi vogliamo ad esempio splittare qua, ok, noi ci troviamo qua e vogliamo splittare qua, io non devo andare a copiare roba in giro, spostare, io basta che cancello questo link, quindi 8 punta null, e faccio puntare poi 8 null, e in questo modo ottengo due liste, ho ottenuto due liste che si splittano in quella posizione, e la prima lista sarà questa e la seconda lista sarà questa. Questa è la vera, insieme all'opposto che è il merge, questa è la vera potenza delle liste, che permettono di fare split e merge in tempo costante. E l'unico algoritmo, non so se mai ci arriveremo, che io conosco che usa split e merge nelle liste per essere veloce è l'algoritmo di Eulero per i cicli euleriani. Magari ci vediamo in una certa su grafica.
Però a parte quello non conosco altra roba e quindi è un po' alla lista, sono un po' così. Ok, questo era un piccolo di cura. Me ne servono ancora due. Mi dite che ore sono? 17:04. E già finirà alle? 17:04. Quindi c'è ancora un'ora e 12. Che ore sono, scusate? 16:04. E finiamo alle? 17:03. Quindi c'è ancora un'ora e 12. No, cioè meno, però. Eh? No, che è un'ora e 12, sono ancora 42 minuti, giusto? Sì. Ok, perfetto, grazie. Ok, quindi liste, me lo potete vedere, ma chi se ne frega. Ci sono due strutture dati che mi servono ancora, che sappiate che sono quelle importanti. Iniziamo da due strutture astratte, che non vediamo l'implementazione, perché poi in realtà la terza struttura ci dice subito come implementare quella delle due. Parliamo di stack e queue, la pila e la coda. Cosa sono la pila e la coda? La pila e la coda sono due strutture astratte, ok, che vogliono fare certe operazioni in una certa complessità e con delle certe semantiche. Entrambe in realtà, sia lo stack che la queue, ok, vogliono implementare due operazioni che si chiamano push e pop. E vogliamo che tutte le operazioni ci costino o grande di 1. Spieghiamo cos'è la semantica e poi vedremo in quali ambiti possono essere utili e poi vediamo come si implementano. Allora, lo stack è una struttura dati che deve mantenere, in italiano, una pila. Cos'è una pila? Una pila è un, possiamo vederlo come un mazzetto di numeri, dove un mazzetto di elementi, dove inizialmente è vuoto, ogni volta che facciamo un push vogliamo metterne uno in cima e ogni volta che facciamo pop vogliamo rimuovere quello dalla cima, ok? LIFO, last in first out. Ma non va come stack. Queste sono strutture astratte. Astratto vuol dire che ora stiamo solo specificando come si devono comportare. E poi vediamo come implementarle, qual è la struttura reale che implementa sta roba. A volte è utile differenziare perché magari ci abbiamo tante implementazioni per una certa struttura astratta. Ok, e questa è la stack. Cos'è la queue o coda? La coda è una coda, ovvero è una struttura dati inizialmente vuota, dove quando facciamo push vogliamo inserire qualcosa in fondo alla coda e quando facciamo pop vogliamo levare il primo elemento della coda. Tipo coda le poste? FIFO. FIFO? O Lilo, se vuoi. E, beh, FIFO e Lilo è la stessa cosa. First in, first out è uguale allo still, first out. Ok. E vogliamo che, da contratto astratto, cioè queste strutture astratte, vogliamo che tutte queste operazioni costino o grande di 1, ammortizzato, perché ci va bene ammortizzato, però o grande di 1. Ok. In realtà lo stack sapete già implementarlo. Beh, è vector, è l'R dinamico. Esattamente l'R dinamico. Perché se questo push lo fate diventare un pushback dell'R dinamico, questo pop lo fate diventare un pop back dell'R dinamico, beh, sono esattamente le operazioni che implementa l'R dinamico. La queue no. La queue, per quello che abbiamo visto finora, non, che non si possa modificare la lista per implementare la queue, però non è la direzione in cui vogliamo andare. La queue non l'abbiamo ancora visto come fare. In più, un'altra struttura dati che in realtà definiamo già, un'altra struttura dati astratta che ci interessa, che adesso poi vediamo una struttura dati reale che implementa anche questa, implementa sia lo stack che la queue, ma anche questa, che è un po', se vogliamo, una roba più generale di entrambe, è la DEC. La DEC è una struttura dati che vogliamo che implementi le seguenti cose. Pushback, pushfront,
pop back e pop front, tutto quanto in un grado di 1. Perché ve la introduco? Perché banalmente, banale vedere che se sappiamo implementare una deck, allora sappiamo implementare anche una più e sappiamo implementare anche uno stack. La deck copre un po' tutto quanto. E la deck, in realtà, io vi faccio vedere la deck perché è appunto la più generale, e in realtà la struttura di tirare che poi la implementa anche le altre. Anche se poi in realtà, quando poi faremo grafi, le strutture dati base che ci serviranno saranno tipo o uno stack o una queue, eccetera. Però ovviamente se voi implementate una deck, poi potete utilizzarla per qualunque cosa. Per questo vediamo la deck. Però in realtà, a livello teorico, per molte cose nei grafi basta uno stack, o in alcuni casi, o una queue in altri. Però appunto, avendo una deck, potete fare tutto. Ok. E a questo punto vediamo allora quale struttura dati reale può implementare una deck che fa un po' operazioni magiche, cioè ci fa tutto quanto in un grande di uno, che è un po' wow. La struttura dati reale che implementa la deck è il buffer circolare. Cos'è un buffer circolare? Intanto il buffer circolare è definito in termini di un vettore dinamico, quindi la base è quella, ricordiamoci cosa può fare un vettore dinamico. Ok, come funziona? Partiamo da uno stato non nullo, perché se no, se partiamo dallo stato dove è vuota, un po' bruttina. Mettiamo che abbiamo un certo vettore dinamico, quindi sarà un qualche vettore statico di una certa dimensione C, dove sono occupate n posizioni e paradigma 1. Come funziona il buffer circolare? Il buffer circolare ci dice: considera, fai finta che il tuo vettore statico non sia una roba lineare, fai finta che sia un cerchio. E qua si vede la mia inabilità a fare qualunque cosa che sia vagamente artistico. Ok. Ok. Quindi questo doveva essere tipo questo, ma l'ho chiuso. Fai finta che sia un cerchio. E quindi, mentre in un vettore statico, cosa dice il vettore statico? Il vettore dinamico. Cosa dice il vettore dinamico? Il vettore dinamico ci dice: guarda, l'inizio del vettore è sempre la posizione 0 e n ci dice dove è la fine del vettore. In un buffer circolare, invece, dobbiamo interpretare il vettore come non come 0 l'inizio e n è la fine, ma noi abbiamo due indici separati, L ed R, che ci dicono qual è l'inizio e qual è la fine del vettore. Quindi se normalmente in un vettore statico, cioè nel vettore statico è un vettore dinamico, il vettore statico è sullo stato vettore dinamico, l'inizio è sempre 0, questo è C, e la fine è sempre n, ok? In un buffer circolare, solo per convenzione, perché poi ovviamente questo coso qua è semplicemente un modo per vedere questo, cioè poi il vettore è sempre un normalissimo vettore statico, ma just by convention diciamo che l'inizio è un qualche L e la fine è un qualche R. Ovviamente, quando poi andiamo nel mondo reale e abbiamo il vettore statico, ok, potrebbe benissimo essere che tipo L qua ed R qua, e quindi il vettore che stiamo considerando è tipo questo, ma potrebbe benissimo essere che tipo L qua e R qua, perché sto coso è un cerchio, e quindi il vettore ha come primo elemento questo e come secondo elemento questo e come terzo questo, e poi finisce. Ok, c'è una domanda? Ma poi quando vado a ricopiarlo? Per ora stiamo solo framando questa cosa in un modo diverso. Cioè per ora ci stiamo solo adeguando all'idea che non per forza una zona contigua di memoria dobbiamo trattarla come l'inizio è 0 e la fine è n,
possiamo benissimo trattarla nella nostra immaginazione, ok? Perché questa è solo la nostra immaginazione, non è che poi in memoria è veramente così. Possiamo trattarla nella nostra immaginazione come l'inizio è un qualche punto di questo vettore, facciamo finta nella nostra immaginazione che questo vettore faccia reach around e la fine è una qualche altra posizione R. Ok? Bene. Assumiamo quindi di avere sta roba. Ovviamente, notare, stiamo lavorando quindi in un mondo in modulo C. Quindi quando dico, tipo che ne so, L più 1, non sto dicendo L più 1, sto dicendo L più 1, modulo C. Perché ovviamente se L si sposta qua, ad una certa, non è che va fuori dal vettore reale, ritorna dentro dall'altra parte. Ok? Quindi abbiamo, diciamo che abbiamo questo buffer circolare statico, ok? Noi abbiamo allocato un qualche vettore statico di una certa dimensione fissata C, ok? E ci stiamo mantenendo una sequenza dentro, ok? Che va da una qualche posizione L a una qualche posizione R, che non per forza parte dall'inizio. Questo stiamo dicendo, nient'altro. Ok, assumiamo di avere questo vettore, questo buffer circolare statico. Riusciamo a implementare queste operazioni? Sì, perché la pushback cosa sarà? Sarà semplicemente mettere il V in V di R l'elemento e poi aumentare R di 1. Dove aumentare R di 1 per il modulo C, attenzione. Cosa sarà la pop, non la pop, la push front? Sarà mettere un elemento nel in V di L-1 e poi spostare L dietro di 1. Cosa sarà la pop back? Sarà mandare dietro di 1 R. Cosa sarà la pop front? Sarà mandare in avanti di 1 L. Perché noi stiamo virtualmente pensando questo vettore non come se fosse un vettore lineare, ma solo nella nostra immaginazione e usando il potere del modulo C, come se fosse un cerchio. Quando è che casca la nostra immaginazione? Quando L e R si sovrappongono. Quando L e R si sovrappongono. Però cominciamo a essere d'accordo che fino ad allora tutto quanto è stupendo. Ditemi se siete arrivati qua. Dimmi. Quindi io posso riallocare la memoria. Dimmi se per ora ci siamo, cioè sì, se sì. Fino a... Ok. Io ho una domanda. Vai. Non ho capito bene, tipo L e R all'inizio, se non sono alla fine del vettore, cioè se io faccio un pushback o un pop back, cioè effettivamente non vengono messi davvero in fronte al... cioè davanti a all'elemento più grande del vettore, cioè l'ultimo elemento del vettore. Tipo, mettiamo che il vostro vettore è questo. Noi abbiamo allocato un vettore lungotto, ok? Non so se è lungotto questo. Non è lungotto. Abbiamo allocato un vettore lungo 7, ok? E lo stiamo immaginando come un buffer circolare. La nostra immaginazione è un buffer circolare. Mettiamo che dentro ci sono, che ne so, abbiamo, il nostro vettore attualmente contiene 2, 5 e 4. Però, essendo che non per forza dobbiamo partire dall'inizio, mettiamo che L è qua e R è qua. Ah, ok, quindi adesso non li stiamo più trattando come prima, che partiva, cioè era per forza all'inizio del... Non deve più per forza partire dall'inizio. Okay, allora, è semplicemente è nel range LR. Okay. Ok? Con la particolarità che adesso L è a sinistra di R, però se non certo potrebbe essere che in realtà poi L invece a destra di R. E C tipo rappresenta la massima lunghezza in C è la massima lunghezza, esatto. Ok. E quindi quello che abbiamo detto è che, beh, se noi abbiamo questo modello qua, implementare queste quattro operazioni è banale. Perché spostiamo a destra, spostiamo a sinistra, con l'unica accortezza che se tipo R va più a destra dell'ultimo elemento per farlo modulo C, e se L va più a sinistra del primo elemento, dobbiamo, come si fa a fare un numero negativo modulo C? Questo me l'ho spiegato, C meno la roba iniziale. C meno L modulo C. Per fare un numero negativo modulo C si fa C meno L modulo C.
In realtà se il numero negativo è maggiore di meno C non serve molto C. C meno L bastava, effettivamente. Ok. Che vuol dire semplicemente se L va a sinistra del primo elemento deve tornare all'ultimo. Che l'operazione da fare è C meno L. Ok. E tutto quanto è stupendo finché il numero degli elementi che ho dentro, ovvero R meno L in modulo C, è minore di C. Cioè finché non si riempie, cioè finché L non uguale a R, fondamentalmente. Cosa fare a quel punto? Perché fino ad ora è tutto stupendo. Cosa fare a quel punto? Beh, riallocco il doppio, però mi tengo salvato anche il numero di elementi che ho scritto. Beh, lo sai quant'è? C. Sì, però poi ci devo doppiare. No, certo. Allora, l'idea di base, è quella. L'idea di base è L diventa uguale a R, raddoppio. Raddoppio la versione del vettore. Cosa faccio a quel punto? Raddoppio, quindi creo il vettore di capacità doppia, quindi con C per 2 rispetto al C di questo qua. E poi cosa faccio però? Non posso fare una banale mem copy a sto giro? Perché se no mi si spacca sto vettore circolare, mi cade la magia, mi cade l'illusione. Devo fare a questo punto, posso fare l'operazione di riallineamento all'inizio. Ovvero io faccio due for, uno che va da L uguale a R, quindi è differente. Uno che va da L fino in fondo e poi uno che va da 0 fino a L. E ricopio in quest'ordine gli elementi nel nuovo vettore. A quel punto la nuova L sarà 0 e la nuova R sarà C. E a quel punto posso fare C per uguale 2. Però devo sempre tenermi conto di quanti elementi ho salvato, no? Gli elementi che ho salvato sono C. Però... Ma dopo non si torna ad avere una... L'area dinamica è un caso speciale della re circolare. Quando L è uguale a 0 e R è uguale a C. Esatto. Okay. Però a quel punto continua a trattarlo come una re circolare e vai avanti. Cioè, cosa succede? Vediamo che facciamo del pushback. Ok? Che non so, facciamo. Lo facciamo. Allora, facciamo pop front di 7. Quindi pop front di 7 vuol dire che 7 va qua e spostiamo qua L. Facciamo una pushback di 2 e qua ci va R. Facciamo una pushback di 4, R va qua. Facciamo una pushback di 9, ok, e ops, R uguale a L. Siamo arrivati al punto dove se facciamo un'altra push che sia, front o che sia back non ci possiamo più mettere elementi dentro. Adesso dobbiamo fare quell'operazione di riallocazione. Cosa facciamo? Allochiamo un vettore di capacità doppia rispetto a questo, quindi in questo caso C è uguale a 7. Allochiamo un vettore lungo 14. Ok, quindi abbiamo allocato un vettore lungo il doppio. A questo punto facciamo due for, uno che va da o L o R, indifferente, tanto R uguale a L, uno che va da L fino a C, ok, e copiamo a partire dall'inizio nel nuovo vettore e copiamo quegli elementi. Quindi cosa ci sarà? 7, 2, 5, 4, 2, 4, ok. Dopodiché facciamo un altro for, questa volta che va da 0 a L, escluso, e copiamo gli elementi a seguire, quindi abbiamo solo 9. E a questo punto riassegniamo le variabili. L diventa 0, R diventa C, e C diventa C per 2. E a questo punto abbiamo un nuovo R circolare. Cioè, per carità, è vero, è uguale a un vettore dinamico in questo momento, perché il vettore dinamico è un caso speciale del R circolare.
Però a questo punto noi possiamo ancora fare tipo push front. Semplicemente se adesso facciamo push front di meno 1, cosa succederà? Che L si sposta indietro di 1, come dire che fa qua, e qua ci scriviamo meno 1. E questo è ancora un vettore circolare, dimmi. Però allora, sopra, quando io guardo in L-2, prima di voler raggiungere il meno 1, ok? Quindi quando R punta ancora 9. Sì, no, L non ha mai puntato a 9 qua. R, ok? Quando R puntava qua, quando non c'era ancora 9. Sì, sì, esatto, ok. E, cioè, L-2, quindi andando indietro, mi puntava il 2. L-2 era qua, L-2 sì, era qua, 4, mi puntava il 4. Di là invece adesso non mi punta più il 4. Cioè quando riallocco non mi punta più. Eh certo, e perché ti dovrebbe interessare qualcosa? Non so, cioè cosa stai pensando? Cioè perché nel senso L ed R, cioè nel senso qua il gap è più piccolo e quindi sì, no, qualcosa puntava a roba a caso. Aggiungo degli spazi. Aggiungo degli spazi in mezzo, certo. Okay, perché ma tanto il vettore, nella nostra immaginazione è definito come quello che parte da L, va verso destra, ovviamente essendo un cerchio, lo lasciate tornare indietro, arriva fino a R. Quindi che qua ci siano 2, 3, 20, 1000 spazi vuoti, non ce ne frega assolutamente niente. Ok. Quindi push back, push front, pop back, pop front, con anche la relocazione fatta. La vera cosa della deck, la vera cosa importante della deck, è che però, oltre ad avere questa operazione in tempo costante ammortizzato, ci permette di fare l'accesso a qualunque posizione in tempo costante. Come? Come facciamo ad accedere al terzo elemento del vettore nella nostra immaginazione? L più 3 modulo C. L più 3 modulo C. Tra l'altro, una parte che io non ho segnato quanto N, perché N sarà sempre uguale a R-L modulo C. Quindi, con lo stesso numero di variabili di un vettore dinamico, con lo stesso numero di variabili, No, non è un cazzo, con una variabile in più. Ok? Con solo una variabile in più. Con solamente una variabile in più, abbiamo tutto quello che fa il vettore dinamico, e in più abbiamo aggiunto la push front e la pop front. E ci è costato solamente una variabile. Un affare. E questa è la deck. E ora capite perché la deck è la struttura data che poi viene usata per implementare la queue e lo stack. Perché implementi una volta e tutto. Non potremmo già mettere una deck a posto di un array? Nel normale uso di un array? Se proprio vuoi. Cioè il fatto che devi fare ogni volta che accedi devi fare un modulo. Ah, è quello. Cioè in complessità computazionale non cambia niente, nella pratica devi fare un modulo ogni volta. Perfetto, una macro. In realtà poi allora puoi vagamente mitigare questo effetto, poi comunque c'è problemi di cache, però puoi vagamente mitigare questo effetto se la tua dimensione è sempre una potenza di 2. Perché se devi fare il modulo una potenza di 2, invece di fare veramente il modulo, puoi fare un end binario. Ok. Quindi se vuoi mitigare, volendo sì, puoi usare una deck per tutto e rimane comunque abbastanza veloce e devi mettere il modulo. Sì, sì, sì. No, ma sostanzialmente è comoda quando è sotto a una stack on queue. Esatto. Per sé è come una rete. Esattamente. Ok, ditemi voi l'ora perché qua non funziona mai. 16 e? 41. Ok, ci provo. Dobbiamo fare l'ultima struttura dati e poi abbiamo finito la struttura dati, che è la coda di priorità. Priority queue. Priority queue.
Ok, allora abbiamo l'ultima che è la priority view. Questa struttura dati ha, come tutte le altre, coda, stack e quant'altro, due operazioni: push e pop. E push fa la solita operazione, ci mette qualcosa dentro, ma pop quello che fa è che non restituisce il primo elemento, restituisce l'elemento più piccolo. Quindi quello di posizione restituisce, nel senso che lo tutte quante le varie pop di solito quello che fanno è che rimuovono e che restituiscono di solito. Priority Q in che direzione? Crescente o decrescente? Per ora immagina come un blob uniforme dove ci sputi dentro dei numeri e quando fai push viene metti dentro un altro, e quando fai pop magicamente esce fuori quello più piccolo. Sì. Quello più piccolo, cioè proprio intendo, se sono dei numeri, quello minore. Ok, e però tipo mettiamo un attimo, pensiamo un attimo come fare questa cosa in modo stupido. Se usiamo un vettore, pensiamo di fare proprio la cosa più stupida del mondo, usiamo un vettore, quando facciamo la push facciamo la pushback, quando facciamo la pop cerchiamo l'elemento piccolo e lo sostituiamo. In questo modo la push ci costerebbe grande di 1 e la pop ci costerebbe però grande di n, che potenzialmente dobbiamo cercare per quanto il vettore. E sì, bello lo grande di 1, però lo grande di n ci rompe un po' tutto quanto. Quello che vogliamo fare è poter fare entrambe queste operazioni, entrambe in o grande di log n. Entrambe le operazioni in o grande di log n. Quindi sacrifichiamo uno grande di 1 per pagare un grande log n, però lo grande di n diventa un log n. E quindi riusciamo a fare entrambe le operazioni molto velocemente in pratica. La priority queue, come tutte le altre, è una struttura astratta, ovvero c'ha tante implementazioni. Oggi noi vediamo la più semplice di tutte quante, che è il binary heap. Scusa, cosa? Binary heap. Ah, binary heap. Che è scritto così. Ok. Quindi la struttura astratta per ora la vediamo appunto come questo blob informe dove ci mettiamo dei numeri e con la push e la pop ci sostituisce magicamente quello minore in queste complessità. E questa è la struttura astratta. Quella concreta, quella reale, che adesso vediamo come si implementa, è il binary heap, che ci permetterà di fare quelle operazioni con quella complessità. Ok. Cos'è il binary heap? Il binary heap è, adesso dico tutto quanto, ma poi vediamo parola per parola cosa vuol dire, è un albero binario completo a sinistra. Cosa vuol dire? Allora, intanto cos'è un albero? Un albero è una struttura dati, è una struttura astratta in cui abbiamo dei nodi, che di solito si rappresenta con delle palline, e ogni nodo ha dei figli, che sono altre palline. Tipo così. Questo è un albero. Non binario. Questo è un albero. Un albero è una struttura dati che è definita anche lei ricorsivamente di solito. Un albero è o un nodo da solo, oppure è un nodo che ha un insieme di figli che sono a loro volta degli alberi. Quindi un albero è o un nodo da solo, oppure un albero è un nodo che ha dei figli che sono a loro volta degli alberi. Questa è la definizione di albero. E questo è un albero. Per qualche ragione gli informatici tendono a disegnare gli alberi al contrario,
cioè perché normalmente l'albero cioè parte dal basso e si espande così, invece gli informatici tendono a fare al contrario. Sulle radici, dai. Infatti, il nodo più in alto di tutti si chiama la radice, che le radici di solito sono in basso, però sì, in forma inglese la radice è quella. E per corrispettivo i nodi terminali, quindi questi qua, tutti i nodi che non hanno figli, si chiamano le foglie. Ok, e questo è un albero. Seconda parola, albero binario. Un albero binario è un albero dove ogni nodo ha al più due figli. Quindi questo albero non è binario. Vedete perché non è binario? Perché questo nodo ha tre figli. Se io faccio così, ora questo è diventato un albero binario. Ok. Terza cosa, è un albero binario completo a sinistra. Cosa vuol dire completo a sinistra? Vuol dire che ogni nodo deve avere esattamente due figli, ok? Tranne che per l'ultimo livello, che adesso vediamo, i livelli per la cronaca sono questi, cioè i livelli sono tipo livello 0 quello con la radice, livello 1 sono i figli della radice, livello 2 sono i nipoti della radice e così via. È un albero binario completo a sinistra, è un albero binario dove tutti quanti i nodi hanno due figli, tranne che sull'ultimo livello, che però deve avere tutti quanti i nodi possibili nel prefisso a sinistra. Quindi cosa vuol dire? Che io posso avere per esempio questo, così, deve avere tutti quanti, tranne che nell'ultimo livello, che possono avere tutti quanti, però quelli che ho devono formare un prefisso di quelli che posso avere a sinistra. Ok? Questo è un albero binario completo a sinistra. Bene. Quindi, adesso che ho definito cos'è un albero binario completo a sinistra, cos'è un heap binario? Uno heap binario è un albero binario completo a sinistra dove ogni nodo ha un qualche valore e vale la regola per cui il valore dei miei figli, se io sono un nodo, il valore dei miei figli deve essere sempre maggiore o uguale del mio valore. Quindi, cos'è uno heap binario? È questa roba qua, dove ci sono dei valori dei nodi, ad esempio, non so, 3, 7, 5, 2, 4, 9, 12, 13, 17, 41, ok? E deve valere la cosa per cui, per ogni nodo, il valore dei figli deve essere maggiore o uguale del valore mio. Questo è un binario? No. Questo non è un heap binario perché 2 e 4 non sono maggiore o uguale di 7. Se qua ci metto un 9 e un 20, questo è un heap binario? Sì. Questo è un heap binario. Ok. Metti quelli più grandi. No, ho definito cos'è un heap binario. Uno heap binario è un albero binario completo a sinistra dove in ogni nodo c'è un valore e vale la proprietà che per ogni nodo il valore dei figli è maggiore o uguale del valore del nodo. È solamente una definizione. Ok, ho definito cos'è uno heap binario. Bene. Vediamo adesso come sfruttare le proprietà dell'heap binario per implementare push e pop. Ok? Cominciamo, lo faccio magari un pochino più grande, almeno così. Thank you.
Allora, ho disegnato un altro binario, un pochino più in grande, non so se vedete lo stile dentro. Allora, adesso vogliamo vedere come implementare l'operazione sfruttando le proprietà dello kit. Intanto vi faccio notare una cosa banale. Dove si trova l'elemento minore? L'elemento minore si dovrà sempre trovare nella radice. Perché? Per la proprietà del fatto che ogni padre è minore uguale ai suoi figli. Oh, esatto. Essendo che ogni padre è minore uguale dei propri figli, allora vale che ogni padre dovrà essere anche minore uguale dei propri nipoti. E così via. Ma allora vuol dire che la radice, che è il padre di tutti i padri, deve essere minore uguale in tutti gli altri elementi. E quindi necessariamente nella radice ci sarà sempre l'elemento minore. Quindi noi sappiamo che possiamo trovare l'elemento minore in un binary heap in tempo costante. Quanto meno trovarlo? Quanto meno trovare l'elemento minore in tempo costante? Push. Abbiamo un binary heap. Vogliamo inserire un elemento in questo binary heap in modo tale da preservare la proprietà del binary heap. Cosa facciamo? Mettiamo che vogliamo inserire un 8. Allora, per inserire un elemento, quello che facciamo è la seguente cosa: aggiungiamo la prima foglia disponibile. Cosa vuol dire? Deve essere un altro binario completo a sinistra, vuol dire che la prima posizione disponibile in questo caso è questa. Se il livello fosse stato completo, allora era la prima foglia del livello sotto. Quindi io aggiungo una foglia contenente l'elemento che voglio inserire, che è un 8. Notare che adesso non è più detto che sia rispettata la proprietà del binary heap. Per farla rispettare faccio la seguente cosa: io parto dalla foglia che ho appena inserito e faccio la seguente cosa: se mio padre è maggiore di me, allora io scambio gli elementi. Perché? Beh, perché devo far rispettare la proprietà. Se mio padre è maggiore di me, se mi scambio, allora adesso io che sono il padre sarò per forza di cose minore di lui. E essendo che se mio padre aveva altri figli, vi credo di passare un po' la voce perché sennò la registrazione è un po' sporchina. Se l'altro figlio, se mio padre aveva altri figli, io, essendo più piccolo di mio padre, scambiandomi con mio padre, sicuramente sarò minore anche degli altri figli, perché gli altri figli erano già minori di mio padre. Mi fermo qua? No. Continuo. Continuo fin tanto che, o fin tanto che io divento la radice, e a quel punto vuol dire che sono il minore di tutti, o fin tanto che il mio padre è minore di me, perché se mio padre è minore di me, allora non devo scambiarmi. In questo caso devo scambiare ancora una volta, quindi qua ci va il 12, qua ci va l'8. 7 è minore di 8, non devo più scambiarmi. Ho ristabilito le proprietà dello heap binario, quindi ho messo un numero nel mio malloppone di numeri. In che complessità? Log n. Perché log n? Perché essendo che questo qua è un albero binario completo, il numero di nodi che ci sono a ogni livello raddoppia ogni volta. Ma questo vuol dire che ogni volta che sto salendo di un livello, se considero il numero di nodi totale, vuol dire che sto scartando metà dei nodi che ho. E come abbiamo imparato finora, se io ho un processo da cui parto dalle nodi e ogni volta ne scarto la metà, prima che ne ho solo uno, ci metterò log n passaggi. Però ci spiegavano gli algoritmi che per fare questa cosa devo comunque implementarlo su un array, no? Sì. Stiamo parlando della struttura astratta, no, per sì, ora. Sì. No, prima o poi ovviamente, farlo, cioè nel senso... Se no ogni volta dovrei arrivare fino alla fine, del, cioè dovrei fare... Allora, in questo momento stiamo parlando di una struttura dati astratta. Poi come si implementa ovviamente è una roba che ci dobbiamo vedere. Cioè perché una cosa è parlare degli algoritmi a livello concettuale, che ovviamente dobbiamo vedere prima concettualmente come funzionano, poi dobbiamo vedere dei termini implementativi.
concettualmente questo è quello che aveva fatto. Ok, quindi ora cosa sappiamo fare? Sappiamo fare la push. Sappiamo fare la push perché siamo riusciti a inserire nel nostro binary heap, che sarà quindi il nostro blob in forma di cui parlavo prima, l'elemento, un elemento. Domanda, quali sono? 57. Ok, facciamo che vi lascio sulle spine, però prima di rispondere alle domande, vi lascio sulle spine e riprenderemo poi la prossima volta con la pop, però prima voglio rispondere alle domande. Vai. Ma a questo punto, se faccio la push e il vivo login, allora la pop sarà costante perché non basterà prendere la radice. E adesso poi vediamo, è vagamente più complicata. Okay. Vagamente, non è più complicata, però è vagamente più complicata. Prima di chiudere, chiedo, ci sono altre domande? No. Ci vediamo lunedì prossimo. Grazie.